con... Lo sai che Biancaneve è l'unica principessa Disney con... i capelli corti? Bravo. Aizu. Okay. Perché è degli anni 30, labbra rosse, strette e rosse, e sopracciglia disegnate fine fine con la La devi smettere. Ciao ragazzi e benvenuti ancora un nuovissimo video di Brazzo Crew. E oggi siamo ritornati con un nuovissimo video sul canale insieme a mia moglie Valentina. Ciao. Ragazzi, stiamo per fare dei video clamorosi. Dobbiamo registrare ancora dei video dopo, sì. So che deve uscire, lei c'ha fretta. Ha sempre fretta per incastrarla. Dobbiamo farlo tipo di domenica dopo pranzo. Carriera. Nel frattempo, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, seguiteci su Instagram. Oggi parleremo delle principesse Disney. Ti piacciono le principesse Disney? No, affatto. Per niente, proprio io. Quindi, oggi parleremo delle principesse Disney come sarebbero ai tempi d'oggi. Vabbè. Questa è Biancaneve. Vedete che Biancaneve è molto alternativa, no? Con lo smalto rosso, un po' più cattiva. Non condivido la scelta del ciondolo. Non condividi? No, è un uccellino, perché? Però la vedo con la faccia un po' più cattiva, cioè nel senso Forse che sì, adesso se gli dà la mela dice, te la guarda e dici, ti arrivia da sta mela. Sì, capito, secondo me sembra che lei te la vuole davvero nata, non è conforme alla realtà. Comunque io sarei curiosa di vedere la versione moderna del principe cacca. E quale sarebbe il principe? Principe cacca è il principe in mutande di Biancaneve. Poi non ce l'ho. Quello col rossetto e con la voce da donna. Vabbè. Guardatevi Biancaneve, la prima scena del pozzo, il principe entra, tutto ai Dante, ma è in mutande col rossetto rosso e ha la voce da donna. Il principe cacca. Questo è bello. Sembra Hermione Granger. È vero? Ah, perché ha fatto il film, niente, giusto, c'è ragione. Lo vedi? Proprio il capello così. È scapiato. Che scaviata, scaviata. Bella. No. Questa è bella la bestia. È pettinata. E questa sarebbe lei normalmente. Ma parliamo di quando la bestia, finito l'incantesimo della rosa incantata nel cartone, si trasforma in uno sfigatello, porello. Quanto è più figa la bestia del principe? Quella è un'altra storia ancora. Questa è Ariel. Questa è Ariel. Oh, guarda tutta, vedi? È un po' i capelli un po' mossi, gli hanno fatto un po' di bocce, gli hanno messo, tutta, vedi, con le lentiggini. Ci sta, è carina. Ci sta, guarda. Ah, ok, sì. Lo vedi? Tu giustamente hai notato le bocce. Ovvio, roscia con le bocce. Va bene. Lei è così, no? Qui era roscia con le conchiglie. Con le conchiglie, pure qua c'è i conchigli. Lo vedi? Ho fatto fuori le conchiglie. Però c'è anche le bocce. Qua c'è anche le bocce. Qua invece... Aladdin, Jasmine. Jasmine, di Aladdin. Ah, Raja l'hanno rimpicciolita, l'hanno fatto diventare Garfield. Però lei... guarda che occhi. Sì. Cioè lei sarebbe così, lei, eh? Sì. Fa così. E il naso è uguale, quella. Cioè, gli potranno migliorare pure il naso a sto punto. Allora, lei mi ricorda, sai, pure Esmeralda. Ora gli faccio il Disney test. Chi è Esmeralda? Esmeralda? Esmeralda. Esmeralda, non lo so, non conosco. Non lo so. Non lo so. Non lo so, non ho visto quel film della Disney. No, non è vero, non ho visto quel film della Disney. Sì, quando sei diventato padre. Quando sono diventato padre me li so visti tutti, comunque. Cioè, Esmeralda, non lo sai? No. Il corpo di Notre Dame. Ah, il corpo di Notre Dame? Sì, Esmeralda. Ma che non lo sai, Esmeralda? Esmeralda, io ho fatto il corpo. Ci sono andato a prendere per il Notre Dame di Parigi, conosco. Guarda, invece... Mulan è fighissima. Mulan però Mulan è sempre stata super cazzuta già dal cartone. Figa, fighissima, mi piace troppo Mulan. Perché lei è così, no? Se infatti è appunto cazzutissima, sì, lei non è con... Così. Lei così è versione... Versione guerriera. Bello. Pocahontas. Vabbè, Pocahontas è una gnocca di livelli stratosferici, ragazzi, pure nel cartone. Infatti io potrei chiamare o Porcahontas. Io non ho parole. Perché in realtà Pocahontas è così. Gnocca Pocahontas, sì. Ci ho già le dette pure nel film. Infatti cartone, non è che... Da non sottovalutare. Cinderella, Cenerentola, sembra bionda. Sembra una disadattata, porella. Perché una disadattata? Quella che faccia l'hanno fatta. Sembra una di queste, di quelle ragazzette a scuola, nelle università, che se ma la tirano. Ma è una disadattata, lo vedi l'occhi tutti? No, non mi piace proprio. Se droga, dici? Secondo me sì. Sì? Perché lei è così. Ho appena detto prima, stiamo registrando, non dovete entrare. Chiudi. Che c'è? Che cosa sta dicendo? Perché c'è Cenerentola? Sbatti! Perché c'è Cenerentola? Amore.
queste diciamo che erano le principesse, non sono tutte, sicuramente ne mancano qualcuna, ma... Tipo, dai, dimmene una che manca. Dai, una così. Ne manca... Dai. Ne manca quelle de Rospo, come si chiama? Ranocchio Rospo, come si chiama? Poi ne manca... Poi ne manca Ribelle, ne manca... Sì, di tutti i titoli dei film. Frozen. Sì, i nomi dei principesse non perdono. Nome... cioè, non perdonuti. Tipo io con me ti chiamo Brazzo. Ok, vabbè. Sì, praticamente sì. Va bene. Come si chiama quella della principessa? Non ho che nome, il nome. Tina, Tinda, Tinti. Quasi. Tiana. Tiana. Tiana per Tiana. Disney, mandateci a Disneyland e mi imparerò tutti i nomi di tutte le principesse. Ma quando torni? Quando torno facciamo il test. Quando torni preparo proprio tipo il test della patente. Va bene, ok. Allora, adesso facciamo un'altra cosa. Una seconda tranche. Sì. Dove vedremo le principesse Disney alternative. Vediamo? Questa non so per quale motivo è Jasmine, giusto? Jasmine, però l'hanno fatta un po' scuretta. Perché hanno fatta un po' scuretta? In realtà non è che l'hanno fatta scura, è che questa foto di sinistra è sbiancata. È un troppo sbiancata, eh? Sì, Jasmine non è bianca, infatti. Vabbè, un po' caricata forse, con la croce sull'avambraccio. Questa è Cenerentola, giusto? Che ne so. È Cenerentola? Cenerentola cartone animato primo, però sì. Mi confermi questo? Che scena è questa? Che ne so. Che succede qua? Un minuto dopo, che succede? Che scena è? Che momento è? Vede il principe. Io non ne la posso. Non lo so, che ne so che momento. Contestualizza questo momento. È tutta vestita carina. Ah, entra dentro la scena, dentro la festa. No. Non ci arriva. Non ci arriva così. È vero. Perché non ci arriva vestita così? Ah, perché si fa vedere dalla matrigna, le sorelle, dice guarda come sono carina. E quelle poi gli strappano tutti i vestiti. Ok. Hai visto? Ho visto, perché l'ho visto, però non ho visto. Ricordo. Mi ricordo più Narcos, più le scene di Stephen. No, fai finito. Questa versione... Oh, gas tatuato, è bellissima, mi piace troppo. Assume un po' a Pink. Gas tatuato, che carino. Cosa risponde Gas quando Zack gli dice sì, ma mi raccomando, sii prudente. Cosa gli risponde Gas? Oh sì, pru. Prudente. No. Oh sì, pru. Pru? Pruderò moltissimo. La devi smettere. Allora, questa c'ho un attimo dubbio. C'ho un attimo dubbio che fosse Dio. Aspetta, come si chiama lei? Cenerentola? No. È Ribelle. Ah! È cosa? Quella con i capelli lunghi. Come si chiama? Quei capelli lunghi. Lunghi, eh. Una cifra lunghi. Dai, come si chiama? Io lo so. Lo so che lo sai. Mi viene. Finisce per consonante il nome. Dimmi l'iniziale sola. Che vergogna. Dai, oh, per giù, ma c'è un vuoto. Che vergogna. Dai, ti giuro, ma mi viene. Oh, io so che quello dei capelli. Raccontami la storia. Rapunzel. No. Perché ha detto la scena qual è? Quando vede tutti i palloncini che volano. I famosi palloncini della Rapunzel, proprio. I famosi. Sì, no, i palloncini, le lanterne. Sì, ma quando? Aspetta, intanto lei è così adesso. Non credo, credo che sia Elsa questa. Come Elsa? Questa sembra Elsa partorita da Madre Godel. Pensa manco chi è Madre Godel. Non lo so. Non ci piace questa. Questa chi è? È Ariel. Ariel è così, che tifa Chicago Bulls, mezza nuda, si mangia la pizza. Sì, ma non ho capito una cosa, perché c'ha il joystick dell'Xbox mentre si sta vedendo una partita vera in TV? Ma chi ha disegnato queste pupazze? E che ne so, ho trovato su internet. Vabbè, non è che è proprio, cioè, vedo degli accessori incongruenti, sì. E va bene, questa la sappiamo. Chi è? Questa è Belle. Mm-hmm. Che Belle. 1, 2, 3. Sazze! I tatuaggi, te lo... La maglietta con le foglie di marijuana. È vero, non l'ho visto! Le mani del topolino che rullano a gamba. No, queste ostentazioni non mi piacciono. Non sono all'antica, ma queste ostentazioni non mi piacciono. Chi è? Per Tiana! Tiana, giusto? Sì. Allora, questa è Tiana del film Principessa e Ranocchio? Mm-hmm. Non sono ricordato. Ambientato a? Ambientato, tirate un po' più qua perché io fra poco mi cado dalla sedia che è stata appresso. Mazza,
Mazza, lo ripetono una minimo una cinquantina. Ma questo mi sa che è l'unico film che non ho visto. L'hai visto, te l'ho fatto vedere io. Sono... quello del dottor Fasilier del voodoo, te l'ho fatto vedere sì, io. Sì, una scena forse. No, ti ho fatto vedere tutto il film. Dottor Fasilier, sai, Francia. No? No. Allora non lo so. Sono di colore. In Africa? No, c'è un po' di francese, sono di colore. Dove possono stare? Non in Francia, dai! Il jazz, la musica. No, New York. No! Brooklyn. No, il jazz, sono neri. E Bronx. No! Oh, che cacchio? New Jersey, non so. New Orleans. Vabbè, oh. Ma vabbè che? Non va bene niente, niente. Siamo qui in New Orleans, sì, Bronx, dai, insomma. Che? Non lo sai. Fedez sei fa un baffo? Diciamo che mi cozza la faccia col corpo, perché hanno preso la faccia con tutto di tiara e l'hanno... Che cos'è la tiara? Oh, è rotto io. Però vabbè, non mi dispiacissimo, però non... Vabbè. No, ce ne sono altre che mi sono piaciute di più. Oh, Biancaneve, guarda che sopracciglia che c'ha. Allora, Biancaneve è degli anni 30. Se tu prendi le foto delle donne negli anni 30 sono così. Sai che Biancaneve è l'unica principessa Disney con i capelli corti? Bravo. Perché è degli anni 30, labbra rosse strette e rosse e sopracciglia disegnate fine fine. Ok. La devi smettere. Madonna. Madonna, la Biancaneve alternativa oggi. Ovviamente alternativa. Ciglioni. Sozza proprio, eh? Vabbè, ma. Che se fa il selfie, ma tante aspetti. Non niente. Molto Instagram, molto Suicide Girls. Eh? Dai. C'è sta, eh? Sì, tatuaggi a parte, però dai, non è male. Preferisco la parte sinistra comunque. Qua mi sembra un travione sulla destra. Infatti, sì. Con questa maglietta comprata dai cinesi. È troppo porca Ontas, no, questa piuttosto però, di Ontas. Mi piace la versione originale. Ok. Chi è? Herz. Che momento del film, eh? Ma addirittura il momento del film, non ma non lo so. Si vede, ha appena detto che frase. Hanno capito, hanno caponzio. Non lo so, io ne so. Vabbè, comunque, lei, quatta, eh? Il collo tra Fedez e Nainggolan. Mo, come si chiama? Mo, è come la pornostar, eh? Moana. Sì, in Italia come si chiama? Moana. No, in Italia come si chiama? Lei questa, in Italia, come si chiama? Profuga. Salvini non approve. Si chiama Moana in Italia, si chiama? Non lo so perché non l'ho visto, ma non lo so. Ma come non lo sai? Hai visto il film, la chiamano per nome nel film, come si chiama? Ma l'ho visto mezza volta il film, non l'ho visto intero. L'ho visto, voi l'avete visto 25 volte, io no. Dimmi, lo dici? Va? Vanessa? Stai a ridere solo te. Sì, Vaiana! Vaiana! Come ci abbattemi? Che sei a Vaiana? Oh! Guarda il tatuaggio per Maori! Questa è proprio un Instagrammer, questa è un influencer diventata. Ai tempi d'oggi questa qua c'aveva 1,5 milioni di follower su Instagram. Questa? Perché? Perché è zozza. Sì. E ultima tranche di foto Disney, di principesse Disney. Ma questa volta, ragazzi, più realistiche possibili, ok? Non sono foto, sono sempre disegnate, ma sono disegnate benissimo, benissimo, è vero. Ok. Sono cifra uguale. Comunque è proprio bella. Triste, però sì. Sì. Questa è Mulan? No. No, questa è Jasmine. Jasmine. Oh, sono sbagliato. Jasmine. Oh, strana, eh? Mi pare pure di conoscerla io. Vero? Sì. Chi è lei? Dimmo te. No, dimmo te. Senti, per piacere. Cioè, non gioca. Ti prego. È bella. È bella. Però bella, bella. Vabbè, c'ho bisogno della vacanza. Guarda un po'. Guarda un po'. Vaiana? Vaiana? Sì, l'ho fatta, è dai. È più carina quella del cartone. Guarda, sì. Guarda, è caruccia, non è malvagia. Ho detto un cesso, ho detto è un po' più carina quella del cartone. Quello è carina. Sì. Alice! È più bella la mia. Alice del Paese delle Meraviglie. Questa è la versione, diciamo, quella bimba. Non è come la versione del film che ormai è già più adulta, no?
Questa invece non mi viene il nome. Cenerentola. Cenerentola. Quando vedi una con una scarpa e una ciabatta è Cenerentola. Guarda che occhi. Bella. Oh, Froerza. Questa Erza. È identica, spiccicata a Valentina Nappi. Venere. No. Che è un'attrice che interpreta Amber in Sol Luna. Disney le so tutte. Qua vediamo la sister, la sorella Anna, giusto? Mm-hmm. Bella. Pare Cristiana Capodondi. Quando ha iniziato a fare i primi film. Come si chiama? Come si chiama? Il nome suo proprio? Dai, l'ho detto prima. Ribelle. È il nome? Non si me chiama lo so. Ribelle. Non me lo so. Merida. 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 Vabbè, comunque hanno fatto un po'... È così. Giusto? Un po' più carina nel film, nel cartone, però è così. Oh! Niente, vabbè. Stanotte... Jasmine è Jasmine, eh? No, no, Jasmine! Aspetta, metti... No, posso... Pocahontas. Cioè, stanotte se stai talmente in trippa con Pocahontas che stanotte fai sogni erotici su Pocahontas. Jasmine e Jasmine. Mi vado subito a cercare su io, Pocahontas, e magari c'è qualcuno. Santo. Chi è? Tiana. Perché è vestita così? Perché lavora dentro a un fast food americano che fa la cameriera. Qual è la sua specialità? I pancake. Non so, che ne so. Non lo so. Allora ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video. Se ne volete altri, lasciate almeno 15.000 like qui sotto. Condividetelo con i vostri amici. Mettetela alla prova, come l'ha fatto lei con me adesso. Comunque io ora gli imporrò, per par condicio, per una questione di par condicio, però di fare esattamente la stessa cosa con i principi. Non lo so, vediamo, vedremo. No, lo fai invece, lo fai. Quindi, lasciate tanti like, condividete questo video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, premete sulla campanella per non perdere nemmeno un altro video. Un saluto a tutti, no, questo è Mike. Come faccio? Com'è la chiusura mia? Fallo a te. Un salutone, un abbraccione, non era un sì, grande? Sì, un anche salutone, un abbraccione al prossimo video, ciao! Ciao, 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 ciao. Ciao.